Il presidente della Camera dei Deputati, Gianfranco Fini, compierà una visita ufficiale a Lanciano il 1° ottobre. Per l'occasione ci sarà anche un convegno di studi, La forza delle idee, dai martiri per la libertà ai martiri per la legalità. Convegno di studi che è organizzato anche dalla Procura della Repubblica di Lanciano. Ecco, procuratore Francesco Menditto. È un evento importante, abbiamo la terza carica dello Stato che viene a Lanciano per un intero giorno e viene non per fare una parata, ma viene per dire qualcosa di concreto ai ragazzi di Lanciano, il percorso ideale del convegno che abbiamo detto, dai martiri per la democrazia, chi è morto durante la resistenza qui a Lanciano anche per avere poi questa Costituzione e chi ha difeso la Costituzione, cioè magistrati, avvocati, uomini della scorta che sono morti per mano del terrorismo e della mafia. Ecco, questo è il messaggio ideale che vogliamo lanciare ai ragazzi e in quel giorno appunto dedicheremo il Palazzo di Giustizia a questi martiri. Cercheremo soprattutto attraverso gli esempi di dire ai ragazzi che è importante il rispetto della legalità e la giustizia, nei valori dell'uguaglianza che la Costituzione ci scrive, per cui dobbiamo cercare tutti di perseguire, di partecipare e di raggiungere livelli di solidarietà che non sempre si riescono a raggiungere oggi. Da qui la firma di un protocollo d'intesa per la promozione e la realizzazione di un coordinamento che si occupi di divulgare nelle scuole superiori i temi dell'educazione alla legalità, alla democrazia, alla cittadinanza attiva. L'accordo è stato siglato tra il Tribunale, la Procura e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano con la provincia di Chieti, l'ufficio scolastico provinciale, i sindaci dei comuni di Atessa, Casoli, Lanciano e Villa Santa Maria e i dirigenti scolastici degli istituti superiori di secondo grado di questi centri. Sarà un evento per la città di Lanciano, un evento per il Tribunale e sarà importante che queste idee, l'idea del valore, della legalità, siano diffuse soprattutto tra i giovani che costituiscono il futuro della società